quando ti chiederò di pronunciare il tuo nome, sarà molto difficile, la mente diventerà bianca, come bloccata. Ogni tentativo di pronunciare il tuo nome renderà la mente bianca, come bloccata. Ti sentirai anche la gola bloccata. Uno, due, tre, apri gli occhi, guardami, guardami. Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti Giuliano. chiami? Fissami attentamente, guardami. Guardami attentamente. Do. Via, via, tranquillamente. Via, via, tranquillamente. Adesso, fra pochi istanti, ti farò aprire gli occhi. E quando ti farò aprire gli occhi, ogni volta mi risponderai con un nome diverso. Ogni volta con un nome diverso. Uno, due, tre. Guardami, vieni avanti. Apri gli occhi, guardami, vieni avanti, vieni avanti. Come ti chiami? Paolo? Non è vero, come ti chiami? Giuliano. Non è vero, come ti chiami? Non è vero, come ti chiami? Questa si chiama induzione per confusione. Ad un certo punto il soggetto non sa più che dire. E quindi in realtà, cioè induzione per confusione, è un tipo di induzione. In realtà già era l'induzione shock la prima che abbiamo fatto. Abbiamo indotto la persona all'inizio, tipo shock. Tutti al proprio posto, nessuno più che cambia posizione. Man mano si approfondisce lo stato di trance. Ho cercato di far vedere alcuni concetti riguardo all'ipnosi istantanea. Primo metodo, metodo di Gilboyne. Metodo di Gilboyne. Gilboyne era, io sono stato al corso, sono stato di Gilboyne, sono stato proprio al corso di Gilboyne in America. Gilboyne era un ottimo ipnotista americano, dico ottimo perché adesso è morto, il quale aveva anche imparato da McGill, aveva imparato un po' per tutti i suoi fatti, e faceva la cosiddetta induzione shock. Dormi, via via, e la persona scendeva profondamente in ipnosi. Ora, non pretendo che cioè, scendeva in ipnosi, perché poi in realtà possiamo pensare che noi possiamo approfondire l'ipnosi. Che significa? Che uno entra ad un certo livello, poi può aprire gli occhi e poi può rientrare, poi può aprire gli occhi e poi può rientrare, può aprire gli occhi e può rientrare. E mano a mano la persona va a scendere via, via, più profondamente.